E usando il termine valorizzazione che si affianca a quello di restauro, siamo sui due pilastri delle nostre architetture, quindi storia e tecnologia sono i due elementi fondamentali che questo intervento ha utilizzato e che sempre di più ci danno la frontiera di quello che è il significato per noi dei monumenti in generale, ma tanto più delle architetture fortificate, dalla storia e la vita ricostruite da Massimiliano Righini in reale e invisibile reale, a tutto quello che la tecnologia ci offre, ma ci può offrire, perché le ultime slide ci dicono che le frontiere non sono, come dire, si avvicinano sempre, ma ci daranno sempre più perfezione e vita nel mondo, io dico, virtuale. Quindi grazie, è una visione di quello che si fa e si può fare, e io adesso vi lascerei magari le domande a dopo, e chiamerei Orazio Zanardi Landi, eccolo, buongiorno, e grazie di essere anche lei presente, che ci parla del progetto Castelli del Ducato di Parma, Piacenza, Pontremoli. Un progetto che dura da molto tempo. Sì. E quindi ci proiettiamo in un discorso di valorizzazione, diciamo, di tipo diverso, perché i castelli sono comunque i presidi storici del loro territorio e quindi possono essere visti sia sotto l'aspetto in cui li abbiamo visti prima, sia sotto altri aspetti, e non sempre solo a fini di fruizione e valorizzazione di tipo turistico, diciamo. La loro parte culturale viene espressa nell'ambito del territorio e può avere diverse declinazioni, quindi credo che con questo e con altri interventi vedremo cosa succede qui da noi. Prego, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono il presidente dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza, che non potrei fare diverso, l'ho fondato io 25 anni fa con un'idea. Mi è stato chiesto di fare due tipi di intervento, un inizio per spiegare perché io sono anche proprietario del castello di Rivalta Trebbia, in provincia di Piacenza, che è un castello con un borgo medievale intorno, che è di nostra proprietà, e quindi abbiamo fatto, io quasi 30 anni fa, pensando ai problemi di manutenzione di un immobile di questa portata, il castello ha 50 anni, il borgo piuttosto non enorme, ma anche lì un certo numero di codi fabbricati, per cui ho cominciato a pensare di fare qualche cosa che è molto banale, la visita. Il castello non è perché è mio, ma il castello è bello perché è un progetto, ha delle parti di ristrutturazione, opera del Solari, che è l'architetto che ha fatto il Cremlino di Mosca, la torre, una corte bellissima di carattere più da palazzo, di luoghi rinascimentali, con le terracotte piuttosto belle. Mi dispiace, ma io, contrariamente alla tecnologia, non sono tecnologico neanche un po', per cui non ho portato le slide che forse potevano più facilmente illustrare. Comunque, facendo questo tentativo di lanciare il castello per la visita, mi sono reso conto di un problema che quello per cui siamo poi venuti a fare quello che vi dovrò spiegare. Il castello da solo, pur bello che sia, tenete conto che nel paese noi abbiamo ristoranti, un albergo, una spa, è la chiesa parrocchiale che è molto bella anche lei, ci sono dei saloni per fare convegni, il castello si può utilizzare per fare anche convegni, matrimoni, mica tanto, perché non piace molto a me, anche perché il castello è abitato, è tutto redatto, per cui ha giusto un salone che può essere utilizzato per manifestazioni, è un cantinone come questo più o meno, molto simile, che sono gli unici spazi che non sono
pieni di arredamento, per cui abbiamo cominciato una visita, la visita però da sola, castello bello che sia, noi non siamo in una zona turistica come non lo siamo l'Emilia. Il presidente Bonaccini lo sa perché io ho combattuto perché l'Emilia per il turismo si pensa alla Romagna e al mare, noi invece siamo nell'interno, per cui non eravamo visti come circuito turistico, quindi ci siamo sforzati di creare quello che ci sembrava un'idea molto banale, fare quello che è la Loira, una serie di castelli aperti. A Parma esisteva una serie di castelli comunali già aperti, parlo di Fontanella Alto, l'abbiamo visto adesso Torre Chiara, c'era San Secondo, c'era un castello privato, che era il castello di Montechiarugolo, poi c'era il castello del principe di Sovagna e altre realtà che erano Bardi, Compiano, che erano comunali, e quindi ci è venuto in mente di fare un insieme di castelli tra pubblici e privati e formare un circuito di castelli, che è la parte attrattiva ed è quella che ha dato un risultato. Oggi siamo sicuramente più forti circuito turistico, e c'è, perché voi abbiate un'idea, facciamo solo il nostro sito internet ha 3 milioni e 400 mila visualizzazioni all'anno, con una permanenza su ogni visualizzazione di una media di 4 minuti, per cui è un risultato molto buono. Non abbiamo 4 milioni di visitatori, 3 milioni di visitatori, però diciamo che 1 a 4, sì, circa intorno a 1 milione lo facciamo. Parlavamo di numeri, io col mio castello faccio 120.000 visitatori, il mio castello è difficile da visitare, è molto lunga la visita, per cui è difficile, però ci porta a degli ottimi risultati sul piano turistico ed economico, perché voi capite bene chi si tiene qui, si occupa anche di un castello come Vignola, capisce che i costi di manutenzione sono delle follie, anche chi ce l'ha con i nostri castelli comunali, i sindaci sono abbastanza disperati perché i costi non sono dei costi da poco, soprattutto in questi ultimi anni, e soprattutto lei mi converrà se dobbiamo fare degli interventi non di sola manutenzione ordinaria, che ormai non sono sufficienti, ma bensì di fare manutenzione straordinaria, su questi monumenti la spesa diventa enorme, ma se non fosse altro per delle banalità come un ponteggio. Pensate per il castello di Vignola, ponteggiarlo da fuori per portarlo, cioè a costi che sono improponibili. Noi con il nostro circuito abbiamo pensato a una promozione di carattere turistico, cioè il circuito dei castelli è composto, adesso vi do perché mi hanno dato il compito in classe da fare, è composto da in realtà sono 38 castelli che sono in provincia di Parma, noi siamo Ducato di Parma e Piacenza, per cui prendiamo in esame solo castelli visitabili e nel territorio del Ducato di Parma e Piacenza. Purtroppo questo c'è stata una grande pressione, soprattutto con la parte della regione, quando ha deciso di fare la destinazione Emilia, che prende anche Reggio Emilia all'interno, per cui abbiamo fatto un'estensione di forma, solo una promozione che si fa sul nostro sito di Castelli sul Reggiano. Poi ci è arrivato con una grande soddisfazione nostra una richiesta di fare anche la promozione per qualcosa che è al di là del Po, e fra questi anche Sabbioneta è patrimonio dell'UNESCO. Pensavamo di essere noi a aver bisogno di essere pubblicizzati da Sabbioneta, ma il sindaco di Sabbioneta ha detto che voleva comparire sul nostro sito perché quella Natale talmente consultato che potrebbe essere d'aiuto. Abbiamo fatto un circuito di palazzi e ville cremonesi, abbiamo la parte della Lunigiana, stiamo cercando, perché nel vecchio Ducato di Parabene era compreso anche Pontremoli, di fare un allargamento per una questione turistica, ma anche per valorizzare le realtà che sono molto simili. Noi abbiamo, il turista non ha un'idea geografica, noi quando abbiamo pensato alla denominazione Castello del Ducato era proprio perché il turista straniero, Parma, Piacenza, molta gente pensava che fosse intanto senza neanche una collina, piana così, ho parlato con la regina d'Olanda che passava qua tutti gli anni per andare in Toscana, e mi diceva, ma io credevo fosse tutto pianeggiante, non pensavo, perché Parma, Piacenza, soprattutto Parma, era noto per il prosciutto, per il, forse
per il parmigiano reggiano sicuramente, ma non sicuramente per delle bellezze del territorio, a parte la città qualcosa, il battistero dell'Antela, piuttosto che il teatro, la parte verdiana, per la musica. Per cui l'idea che noi fossimo un territorio turistico restava piuttosto al di fuori della mentalità del turista straniero. Perché parlo di turista straniero? Perché tutti noi, chi è operatore commerciale sul territorio, sa bene che l'importante è sicuramente il visitatore che vede l'immobile o vede il castello e lo apprezza. Solitamente noi italiani non siamo così bravi, perché spesso ce ne abbiamo talmente tanti che lo prendiamo abbastanza come scontato, ma lo straniero invece apprezza parecchio le nostre realtà turistiche, che oltre Venezia, Firenze, Roma e quant'altro, ci sono anche delle realtà nelle nostre città e nei nostri territori di provincia che sono molto interessanti, pieni di contenuti artistici. Per cui l'idea di fare, siamo partiti da lì e ci rendiamo conto però che il turista non può capire che Colorno è qui a Sabbionetti appena di là del Po e non è nel Ducato, non ha questa idea geografica. Per cui abbiamo messo insieme questo sistema, che è un sistema di promozione semplicemente, che principalmente si muove sul sito, per fare una promozione anche allargata a quello che è intorno al Ducato di Parma e Piacenza. Come dico, i risultati sono egregi. Il problema diventa che la struttura sta diventando difficile da gestire, perché è molto impegnativa, perché poi noi promuoviamo anche, come mi hanno sempre detto, 15 alloggi, perché promuoviamo un territorio, per cui facciamo promozione del territorio con degli alloggi chiamate alloggi antichi, molto sono scelti alloggi per tipo alla francese, con una certa qualità, perché il turista ha bisogno di questi supporti per poter viaggiare. Abbiamo 50 luoghi d'arte che sono non castelli, piccoli musei, in realtà i paesi che hanno, e abbiamo quindi promosso un territorio, e questa è la ragione del successo anche con il nostro presidente Bonaccini, perché ha capito che il territorio ne beneficia molto. Abbiamo fatto un piccolo bilancio cosiddetto sociale per capire, come abbiamo fatto già parecchi anni fa, per capirci ricaduti su 7-8 milioni di euro che cadono sul territorio di Parma e Piacenza, di cui solamente 4 sono l'incasso del castello, gli altri sono tutti soldi che ricadono su 30 e passa milioni di euro, vanno sul territorio, ristoranti, alberghi e altri. Per cui questo fa sì che il castello, mi riallaccio a quello che ha detto lei, sono una volta considerati per poco, ma in realtà sono i poli di attrazione turistiche che danno del benessere a tutta la... Immagino, siamo a Vignola con un castello, quindi immagino che il visitatore non si limiti a vedere il castello, ma goda anche dei servizi che sono offerti dal paese di Vignola. Cioè, questo è quello che abbiamo fatto noi in questi anni. Faccio notare che sono 25 anni che abbiamo fondato, o ho fondato questa associazione, e con vanto, perché siamo una, forse l'unica associazione che fa privato e pubblico, dove, e questo voglio dar merito al pubblico, è molto difficile per un sindaco muoversi in maniera snella e poter stare al passo di un privato che è proprietario del castello, ma ne è proprietario, ne dispone. Un sindaco ha tutti i vincoli della situazione, per cui non è che può fare tutto quello. In 25 anni non abbiamo avuto neanche un castello comunale che si è tolto, come se ne abbiamo aggiunto, e continuiamo a avere richieste per entrare in circuito, perché si rende conto del valore che ha il bene castello, e che questa è una cosa buona. E poi la ricaduta territoriale con la promozione, sulla promozione turistica, che crea veramente quello che si è detto, è un polo d'attrazione che ha valorizzazione culturale e anche valorizzazione di carattere economica. Io mi vanto, non l'ho detto prima, ma col castello di Rivalta io ho preso molti anni fa la targa dell'Istituto dei Castelli, che troneggia dell'ingresso del castello, già per i meriti di restauri. Restauri a me, io lo continuo a fare anche adesso, io per essere a posto personalmente ho fatto una fondazione del castello, perché il castello, così, io ho 3 figlie femmine,
se cominciamo a dividere una stanzetta ciascuno non va bene, così abbiamo poi più di tutto per le collezioni, adesso io non sto né a far avanti a me mia, però io ho collezioni all'interno importanti, ho le bandiere della battaglia di Lepanto, ho fatto un museo di Lepanto, ho tutta una cosa sulle vedute ottiche, che è una collezione unica, me la chiedono i musei per esporre, che sono il gran tour italiano, ha fatto queste vedute ottiche, cioè tutta una serie di collezioni che sono di famiglia, perché ci tengo molto a fare nel castello la storia della mia famiglia, perché se uno deve andare a vedere dei quadri importanti, deve andare a vedere dei musei dove trova sicuramente cose migliori, però io voglio far vedere al turista come si vive nel castello, visto che io mangio in sala da pranzo poco dopo, poco prima che passino il turista, poco dopo che siano passati, ma perché la sensazione di una casa abitata è una delle cose molto apprezzate dal visitatore. Espongo su, adesso ho una mostra di tavole apparecchiate molto apprezzata, però sono le tavole della mia famiglia, i miei servizi puntati su delle tavole, 5-6 tavole, le sale da gioco, i giochi della famiglia, cioè cose per dare al prodotto una nicchia anche di qualità per poi servire. Questo ve l'ho raccontato solo perché il proprietario di un castello dice, le mie figlie scrivono, cosa fa il mio papà? Il conte, dice. Papà, niente, il conte, fa niente. Dico, peccato che io dall'alba al tramonto sono in giro, cerco di curare muratori, errori, purtroppo in questi ultimi anni i costi sono veramente diventati insostenibili. Mio padre aveva 2 castelli, 2-3 palazzi, li faceva e faceva agricoltore con un'azienda grande, e manteneva tutto allegramente. La mia povera mamma, morta 3 anni fa, diceva a me, ma Orazio, quanta terra ci vorrebbe oggi per poter avere l'incasso che tu fai con il borgo di Rivalta? E gli ho detto, quella che forse avevamo nel Medioevo, perché non c'era neanche da pensare di poter correggere un costo così elevato, e che credo che non è solo il mio problema, ma di tutti i proprietari di case e castelli, e anche delle pubbliche amministrazioni che ne sono proprietari. Quindi io gli ho detto un po' di chiacchiere, non ho fatto vedere niente, se volete guardate sul sito, perché è molto ben spiegato sui siti, io non so neanche come farlo, non lo so vedere io, perché ho visto i telefonini, chi è bravo lo trovo subito. E vi ringrazio. Grazie. Grazie. Grazie per questa testimonianza di una rete di castelli, quella appunto di Parma, del Ducato di Parma e Piacenza, che è un'esperienza molto famosa, non solo qui da noi in Emilia, ma ce l'ha spiegato anche perché il nostro relatore, perché intanto risale a un periodo in cui forse questa visione di diffusione turistica del mondo del castello e della dimora storica rivolta all'estero forse non era propriamente di moda alla fine del secolo scorso e i primi del 2000, e quindi sono famosi anche perché sono dei veri pionieri che hanno saputo poi mantenere dritta la barra dei loro scopi. E questa testimonianza ci dice anche che l'entità castello che noi siamo abituati a vedere pubblico, in realtà non è soltanto gestita dal pubblico, ma il privato ha non solo la sua parte, ma si fa anche promotore dell'associazione, appunto, a cui aderiscono anche i proprietari pubblici, una forma di valorizzazione prettamente turistica di qualità. Oserei dire veramente, ecco, l'altra caratteristica che distingue questo circuito è proprio quello della gran qualità e della gran soddisfazione del pubblico, dei turisti.
ovviamente non solo stranieri ma anche italiani che vengono a visitarli. È un modo di mantenere in vita questo patrimonio che, appunto, ce l'ha raccontato ma lo sappiamo, diventa sempre più difficile da avere e da mantenere. Quindi grazie per questa sua testimonianza.